queste strutture che sono classificate come opere di facile rimozione sono stati presentati degli elaborati grafici di progetto con richiesta autorizzativa dal comune, ma in realtà non sono strutture di facile rimozione, piuttosto sono strutture di difficile rimozione, come in effetti si vedono dalle strutture di legno e dalle coperture che sopra c'è, sembrerebbe che ci sono le cannucce, ma sotto ci sono il tavolato e infatti si vede sotto il pergolato dove sono i paletti in legno sostenuti. E facciamo un confronto con l'ultima planimetria esistente del 2014 e la reale situazione. Ecco, queste sono le strutture oggetto di sequestro, in cui nella planimetria del 2014 possiamo vedere, questo è la zona, diciamo, di sequestro. Ora è evidente che tutte queste strutture dichiarate come sulla concessione qui come opere di facile rimozione per un totale di 3.000 metri quadrati di superficie occupata, classificate in giallo. Ecco, questi sono tutti gli elaborati grafici di progetto presentati con richiesta di autorizzazione da parte del comune. Possibile che una concessione balneare di queste dimensioni, mi sembra di 11.875 metri quadrati in concessione, abbia circa 3.000 metri quadri di opere di facile rimozione. Si parla di pedane in legno con ombraio in legno e queste sono le strutture classificate come ombraio in legno, quelle laggiù. Che si tratta in realtà di strutture fisse con copertura in legno, impermeabili all'acqua, mentre le opere di facile rimozione comprendono le coperture in telo, in cannucce e chiaramente permeabili all'acqua. Vai. Questo è l'elaborato grafico in cui il progetto parla di una pedana in legno con ombraio in legno, anche questo uguale a pedana in legno con ombraio in legno oppure tende in acrilico, ma io qua non si vedono tende in acrilico, si vedono piuttosto coperture in legno intavolato. Non sono classificate tra le opere di facile rimozione. Da notare che all'interno, il soffitto all'interno è fatto con intavolato, in grossi travi appunto che sostengono tutto quanto il soffitto, mentre la prima struttura qui, questa qui, è sprovvista di copertura.